Buonasera a tutti, siamo qua alla COI. Sono abbastanza nervoso perché mi hanno rubato il posto, sono infatti in un posto non consono alla mia persona. Ho vicino a me il buon Cavimigliozzi. Allora niente, vorremmo aprire una parentesi sul fatto che siamo contrari alla guerra contro l'Ucraina e quindi noi del team faremo una spedizione punitiva per prendere le nostre vetture e andare in Ucraina a fermare tutto quanto passando per l'Iran e per l'Iraq. Non c'entra niente, però ci passeremo più e più volte. Facciamo che dichiariamo guerra direttamente all'Iraq e all'Iran. Facciamo che non ci interessa un cazzo della guerra. No, esatto. Portamelo danzando sto cazzo del drink. Porco Dio, veramente. Allora, vi portiamo la profile di Voiceless perché... Kevin, porco Dio. Io canto, sì, vi portiamo la profile di Voiceless perché lo stiamo giocando entrambi, però il buon Kevin lo sta giocando con la cattiva. Io gioco 200 HT. Io invece prendo il suo spirito antico e lo gioco full motore. E vi farò vedere come si gioca. Profile. Let's go. 4-0 local. 3 per della carta che tra poco arriva americana. Non quarter, perché dobbiamo dichiarare guerra all'Iran. Quindi non abbiamo tempo. Ho saputo che quasi nessuno gioca questo engine. Sono dei ritardati. Questa carta è da secondo one car chaos engine. Più partenza, più mando quel cazzo che voglio, più porco Dio. E lei deve darmela quel cazzo di pelle di merda americana, che è un regalo, porco Dio, ricompro anche. Io voglio picchiare. Poi loro, che americani devono essere stupendi. Devono essere stupendi, sono dorate quasi quanto me. Loro praticamente anima del mazzo. Sì, bellissimo. Non c'è poco, devastante. Poi due guardiani, sono molto forti. Negano, poi scopano la mamma di quando sono grossi questi guardiani. Almeno la metà del mio uccello. Posso vedere un attimino un paragone con i tuoi visi? Cioè io comunque penso che... No vabbè. Con 40 di braccio con un 4000. Assolutamente sì. Allora, questo è che è fortissimo, la mia carta preferita. Molti lo giocano uno per giocarlo insieme a questo cancro. Ma io non riesco a giocare questo cancro, lo metto di side. Ma molti giocano uno e uno. Io penso che sia una cagata. Porco Dio, questo qua schiva l'entra. Poi giocane nega ferri barra la merda di strega. E poi lo metti nel culo alla princess di Lorenzo. Perché sì, gli fai blu e non puoi entrare. Giocando due di questi e mono tre a sarghe è come avere tre lance proibite praticamente. Poi veramente devastante. Lo spizio fortissimo. Non devi porco Dio mai pescarlo, perché lo odio averlo in mano. Ogni volta che lo pesco perdo, però porco Dio. Ah, io non parlo di engine, quindi fottetevi. C'ho dentro questo e questo, perché gioco Nadir e gioco Branded Fusion. Fortissimi, se lo peschi, vabbè, non è una bellissima giornata. Questo qua invece, diciamo che... è ancora peggio. Going second, però può essere una buona norma. Questo è proprio un... è un negro, proprio un negro. Cioè, questo qua, l'unica cosa che puoi fare è che puoi dire, cosa fa questa, è super poli? Non posso rispondere, esatto. Rifondiamo il terreno. Ah, e poi gioco questi. È ignorantissimo. È un 7. Bravissimo. Fa un po' cagare contro il meta. Poi motivazione, che puoi usarlo, come dice Marco Malanchini, il re dei panini. Holder per ritualare, praticamente togliendo lui. Quindi la giocata classica è specialare lui. Puoi fare lei a dare uno. Risoluzione, non c'è droll. Ne ad un altro e lo uso per ritualare. Ma l'ho detto io, non Malanchini? Sì, l'ha detto. Quindi Malanchini è pure un bugiardo. È pure un bugiardo, pure un ladro. Cioè, ma pensa diciamo che quella è comunque una carta consistente. Cioè, assolutamente. E tra l'altro, ma per parte che gioca il meta di merda. Bastardo, crea freni di merda. Poi allora, due di loro, perché non a tre, perché se la vedo in mano mi ammazzo, mi impicco. E una volta sono partito con loro due in mano e porco di una di queste è stato tutto nero. Non potevamo fare proprio un cazzo di niente. Non come Kevin, che usa questa per ritualare, usando questa qua come unico tributo. Ma è sei, però Kevin sta zitto, non esatto. Se ne frega niente. Beh sì. Poi loro due, non a tre. Oddio. Perché questa carta qua praticamente è hard one per turn, nonostante sia la carta più forte del mazzo. Non ne ho la terza americana. Poi abbiamo tre di queste, che sono la carta più forte del gioco, che cioè, nel mirror è la cosa più troia che puoi fare, perché devi togliergli questa. E poi sono americane. Guardate che bel vestitino rosso. Inquadrami il vestitino rosso per remisi di questa puttana di merda. Poi vabbè, queste sono Bim Bam Pant. Ma guarda che belle americane. Si spiegano da su. Sì, mamma mia, io sono umile. Un latte macchiato tiepido senza caffè. Poi niente, un vulcano termogenico, cioè io lo caldo mi scotto fuori di testa. E io devo stare su questo tavolo di merda perché quattro vergini devo star lì. Vabbè, ma niente. Poi tre brand Fusion, non Ultimate, perché siamo sempre umili. Un salutone al dottor Bavaro. Spero si sia alzato dai gradini della chiesa, il signor Bavaro. Questa carta qua, ragazzi, è fissa qualunque problema che ha questo mazzo di merda, perché veramente fa giocare sotto droll, ti dà un coso che toglie lo Skull Guardian nel mirror, ti permette di mandare il luce che vuoi, e se becchi i ritardati che ti fanno Ashu Diviner sull'effetto normal, tu li fai questa, vabbè, e li mandi questa e fai partire la combo. Ma ho visto un'altra combo dove tu fai lei, sì, mandi Alba e rituale, come si chiama? Lo Skull Guardian. Sotto droll puoi fare Saphira di riprenderlo. Bravissimo. Così fai Saphira e te lo riprendi in mano. E questo
questo qua è Robby. E tre di merda. Queste che sono le carte che adoro di più. Me le ha regalate Lorenzo. Mi ha invitato a cena a casa sua, però non abbiamo cenato. E vabbè, però gli ho preso le carte. Queste qua non le cambierò mai, Lore, perché ti voglio bene. Stesso motivo di quella merda di pre-prep. Beh, ma giocandole Nadir ci stanno pre-prep e lei a due comunque. Si confliggono quando pescano. Esatto, due cane. Ragazzi, se vi interessa, guardate la profile da un canale più serio. A noi non frega un cazzo. Ce ne sbatte abbastanza a casa. Stessa roba di queste, perché io le adoro a tre, le ho sempre testate a tre. Però c'hai una testa enorme. Allora, porco Dio! Il discorso è che questa qua praticamente è sempre il solito discorso. Hard One Spertone in questo momento è bello rubare. Ed è per questo che ci mettiamo praticamente insieme a questo. Ed è per questo che sono diventato rom. Ed è per questo che io mi confesso albanese. La penultima, la carta più forte del gioco. Adesso questa di andare a zero insieme all'incurivo. Questa qua ti indica il negro nella stanza. E poi la carta brick, che però è fortissima. Come sbiadito Nico. Porco di quel dio. Pirata di One Piece più forte, porco di dio. Allora, sì, comunque niente, è fortissimo. Poi deve essere barba bianca. Oddio, ma poi muoio. Allora, poi loro bisognerebbe giocarli in Kuribo. Però una volta mi sono schiantato contro uno e ho dato sia Diviner e ho vinto. Quindi la tengo solo per questo. Vi ripeto, ragazzi, una lista strana. Andate a fare in Kuribo. È la carta più forte di extra che c'è. Questo coso qua, che non lo gioca un cazzo di nessuno. Però sto così. Allora, praticamente quel coso qua rimbalza una carta dell'oppo se viene mandato al cimitero. Come lo mandiamo al cimitero? Cosa dir serva? Porco dio, ci ho TK pure. Levi il cazzo di merda di Link 4 del cazzo. E loro non possono più fare principesse. Carta obesissima. Ti leva dal cazzo i problemi del cimitero dell'oppo. Anche ti toglie il principessa, ti toglie la ripartenza e ti rimischia l'extra per rifare un'altra volta al massimo. Cazzo messo le carte. Non dico un cazzo, non dico un cazzo. Nadir, il reparto di merda. Bastano solo questi. Bastano solo questi perché tu praticamente puoi fare la giocatina che fai questo. Poi questo ti fa calare questo. Questo rimischia questo per calare questo. E puoi usare sempre questo per mandare. Oppure quando fai Maximus puoi mandare lui e lui. Così ha di Brand Fusion in hand e poi Omega ti rimischia questo e fai la full combo. Quindi e il turno dopo cos'è? Lo sputello. Un po' Gradimizio. Esatto, esattamente. E poi queste due merdine che non gioco un cazzo di nessuno. Perché sono qua Robin? Praticamente le porti di questo dalla side. Se neghi una spell, questo qua lo metti in zona pendolo, evochi sto stronzo. E poi sopra questo ci fai questo, che stacchi una, attacca tre, da un 3000, quindi sono 9000 watt. Fa cagare, quindi non guardare. La base è andata più in qua. Mano di questo. Questa perché questa qua è una di tante conquiste di Kevin, praticamente. Questa parte è prima di conoscere Kevin. Questa sbaglia è dopo. Prima pensava di essere lesbica, invece poi ha conosciuto il cazzo. Ma questo è lo sperma di Kevin dentro, invece. Questa perché, porco dio, oggi ho beccato tre runico. Ragazzi, dovete vergognarvi di giocare quel mazzo. Se vedevo questa carta di merda vincevo, perché gliela fai sulla merda di fontana e vinci. E invece non l'ho vista. Invece serve anche contro quel merda di meta di merda che c'è adesso. Despia, mannaggio di merda, lo odio, deve morire. E poi nel mirror, fortissima, anche contro il meta. Perché adesso quei merdosi mettono i negate, io li metto questa e li incateno questa. Gli faccio blup e poi blup e win. Questa perché è la carta del meta. Porco dio, ti fico una mano su per il culo e ti uso come burattino arnese. Questi sono praticamente le carte per partire primo. Mi stanno cominciando a far cagare perché tanto la mettono una. Ci voglio mettere tre strike. Che belli gli strike. Perché mi aiutano, perché così vincevo contro quel montanaro di merda con Castina. Poi, allora, considerazioni. Il mazzo è bello, ad aprile è devastante. Poi ad aprile esce una ban, è devastante. Kevin scopa e io odio Se volete pipallare e supportare il canale per la caccia contro le persone non propriamente caucasiche, lasciamo il nostro PayPal in descrizione. Esatto. Facciamo patronato. Prossimo sindaco di Brignano. Niente, ci auguriamo una buona serata. Ci vediamo alla prossima.